buono, Max. Tutto alle mie, io già penso al pranzo. Perché? Hai qualcosa di speciale da festeggiare? Eh già, oggi famiglia al gran completo. E per l'occasione preparerò una spigola alle erbe in crosta di sale. Ottima idea! E quale olio vorresti usare? Bah, quello con casa. Adele, ma per una spigola indimenticabile serve l'olio giusto. Io sceglierei un fruttato leggero. Guarda che conoscere l'olio extravergine fa la differenza. Ad esempio, lo sai che in Italia abbiamo oltre 500 cultivar, cioè varietà di olive che danno vita a oli extravergine straordinari. Sono circa 50 oli extravergine d'oliva, DOP e IGP, monocultivar, cioè oli Evo, fatti solo con un'unica varietà, o blend, cioè un mix di varietà che danno vita a oli extravergine straordinari. Per promuovere una maggiore conoscenza presso il pubblico italiano della grande varietà di extravergine di qualità presenti nel nostro paese e valorizzare questo patrimonio di gusto e cultura unico e inimitabile, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con Ismea, ha dato vita a una campagna di comunicazione che si chiama Olio su tavola, i capolavori dell'extravergine. Questo viaggio che stiamo facendo all'interno delle aziende, dei frantoi e dei luoghi che valorizzano l'extravergine di qualità è parte di questa campagna. Certo che non mi abituerò mai a tanta bellezza. Hai visto quanto sono belli questi olivi vicino al lago di Garda? Hai ragione, sono una meraviglia. Poi l'olio è universalmente riconosciuto come un prodotto preziosissimo, però la cosa importante è che deve essere di qualità. Ma è così fondamentale il frantoio per la qualità dell'olio extravergine? Assolutamente, quindi direi di raggiungerlo perché è il luogo ideale per poterne parlare. E allora ti seguo. Andiamo. Per parlare di qualità dobbiamo partire dal campo. Le olive devono essere raccolte al giusto grado di maturazione, quando invaiano, cioè quando cominciano a cambiare colore dal verde al nero, vedi? Dopodiché devono essere trasportate in frantoio in cassette areate per permettere il passaggio di aria ed evitare fermentazioni o deterioramento del prodotto. Una volta in frantoio deve essere lavorata nel minor tempo possibile. Questo per garantire che le olive siano trasformate in maniera corretta. Quindi la massima attenzione in tutti i passaggi, la stessa attenzione che dobbiamo avere a casa. Ricordiamo che il peggior nemico dell'olio è l'aria, il calore e la luce. Esatto, poi considera che tutto l'olio che esce dal frantoio è genuino, ma per parlare di qualità dobbiamo affidarci a due strumenti, le analisi chimico-fisiche e l'analisi sensoriale, ovvero l'assaggio, che per garantire un prodotto di qualità è fondamentale. Però qui entriamo in un ambito piuttosto tecnico per noi consumatori. Come facciamo ad orientarci nel momento dell'acquisto? Guarda, scegliere un olio senza assaggiarlo è praticamente impossibile. Un orientamento può esserci dato dai marchi di qualità DOP e IGP, che garantiscono la tipicità riportata in etichetta. Inoltre, i marchi DOP e IGP fanno riferimento a dei disciplinari di produzione specifici, legati anche al territorio. Gli oli DOP e IGP, prima di essere imbottigliati, subiscono dei controlli strettissimi da parte degli enti di certificazione. Quindi è sempre importante e fondamentale leggere le etichette. Certo, sempre. Questo viaggio mi rende sempre più consapevole di quanto sia importante conoscere l'olio, un prodotto che fa parte del nostro quotidiano. Grazie, Carlotta.